Questa è la storia di una pietra, sono due che diventano Suseki, ed è questa qui. Poi nel tempo vedremo come verrà realizzata il Daiza. Dunque ho usato questo legno che è noce, mi sembra noce. Abbiamo già questo problema qui nel fronte. La tavola è un poco curva e un poco alta, quindi dovrò piallarla. Il dietro è buono. Abbiamo questa altra qui, molto bella, paesaggio visto più da lontano. Il legno è mogano rosso. Le altezze massime sono 1,5 cm di profondità, quindi mi va super che bene questi 3 cm. Questa è 4, è altissima, troppo alta. Questa è la montagna più vista da vicino, con i suoi particolari da vallata. Il lago asciutto, dovrò lavorarci. Intanto la piallo per stabilizzarla perché è concava. Ecco, ho piallato un pochino la base, ho segnato la pietra, vedete in questo caso affondo solo là. Poi nel tempo affonderò venendo in qua. Quindi vediamo se riesco a levarla. Qui ho segnato tutta la pietra come deve stare. Ora affondo per la profondità che mi ha stabilito col metro nei punti più alti, che è circa 1 cm, 1,5 cm. Poi piano piano andrò giù.